Ed a grande richiesta oggi giocheremo alle tartarughe ninja. Questo è un videogioco del 1989, riprende la serie animata originale del 1987 e si tratta del primo videogioco dedicato alle tartarughe ninja. I protagonisti sono i quattro mutanti dotati di carapace alle loro spalle. Allora, noi cominciamo il gioco in questo modo, visuale dall'alto, visuale isometrica. Praticamente questa è la parte esplorativa del gioco, in cui dobbiamo andare avanti nella storia, salvare intanto April, perché questa non si fa mai cazzi sua e l'hanno rapita. Forse se la saranno pure sgobbata, non lo so, dipende dai suoi gusti. E poi dobbiamo distruggere il clan del piede. E dobbiamo battere il clan del piede dove Shredder è il capo, insomma. Allora, passata la visuale isometrica, dopo una fase esplorativa, attenzione, là c'è un tizio che gli è preso brutto. Entriamo nel tombino e comincia la fase dei combattimenti. E qua diventa proprio un platform in 2D. Contatto di bug, perché ha tanti di quei bug questo gioco che la metà basta, e tanti mostri. Questo è classificato come uno dei giochi più frustranti e più difficili in assoluto. Perché? Perché è fatto con i piedi, fondamentalmente, e poi perché hanno calibrato malissimo, attenzione, vedi, hanno calibrato malissimo la difficoltà, insomma. Questo qui lo dobbiamo uccidere. Ecco fatto, ci ha dovuto toccare. Andiamo avanti. Premendo il tasto pausa vedremo a destra i vari ninja. Adesso c'ho Leonardo, poi c'è Raffaello, Michelangelo e Donatello, naturalmente, con i rispettivi colori e le rispettive armi che li contraddistinguono. Continuiamo con Leonardo e la sua spada. Durante il gioco, tra l'altro, è possibile prendere l'arma secondaria, infatti se vedete, se magari vedo de schiva la gente, attenzione, un bel trancio di pizza, quello gli è preso male, ok, che ripristina l'energia. Come vedete in basso a destra c'è l'iconcina della katana, che sarebbe l'arma primaria per quanto riguarda Leonardo, a destra c'è uno spazio vuoto e quello poi dopo verrà riempito con l'arma secondaria. Come vedete, sono entrato nel tombino in alto a sinistra e sono uscito qua. Riprende la visuale isometrica, la visuale dall'alto, quella esplorativa. Entro qua dentro sperando di riuscire, di farcela riuscire dall'altro tombino. Ecco. Allora, è normale, tutto quello che vedrete adesso è normale. Scatti, problema con gli sprite dei personaggi. Tutto ciò che vedrete sarà assolutamente normale, quindi non è niente di buggato, non è niente... Cioè no, aspetta, buggato è buggato, non è normale, però insomma... È normale che sia così. E primo boss, attenzione! Sì, Fabri, se magari evitate di fare l'idiota, come la vedi, e portiamo a casa... La salviamo, riusciamo a salvarla? No, se l'è ingroppata lo stesso. E usciamo da questo lato. Che faccio, che faccio, che faccio? Dato che non mi ricordo una fava... Questo se vi piove secca e non vi dice... Cioè, ve lo mette in quel posto e senza vasella, tra l'altro. Quindi è meglio evitarlo. Imbocchiamo qua dentro. Nel caso qui dovessi morire, Leonardo verrebbe catturato e passerebbe la palla a uno dei restanti tre. Splinter sta dentro la fogna che se la sta ridendo di gusto, insomma. Non gliene fotte una mazza. Qua il lavoro sporco lo devo fare sempre io. Ma va bene così, finché in giorni questi non gli metto il veleno dentro il formaggio che si magna, maledetto roditore. Sì, se te ne vai giochiamo tutti, eh? Come faccio io ad arrivare lassù? Me lo spieghi? Vabbè, sei un figlio di una gran troia. A meno che... Attenzione! Posso entrare? No, cioè perché prendo queste iniziative inutili? Vabbè, usciamo. Ok, inutile mentre so
morto, cioè senza proprio passare dal via. No, qua non ci voglio andare, andiamo qua. Trancio di pizza, attenzione, dammi il trancio di pizza, grande. Sì, oh, oh, non fare il matto. Oh, matti. Scendete così. Ecco, mo tu che vuoi? Che cosa vuoi da me? Oh, 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 va via con qua, motosega te. Oh, mamma mia. Bel trancio di pizza qua, no, eh. Sci vostra. Attenzione che gli ha preso a brutto. Ah, ringraziando Dio. Lo sto prendendo, ma che cosa c'ha che non va? Vabbè. Mamma mia, che culo. Devo riuscire a recuperare un po' di energia ed evitare di prenderlo in quel posto. Ah, qua sono spariti, meno male. Dove salgo qua? Quanti siete qua sopra? Oh, e siete pazzi. No, 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 piano, 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 vaffanculo. Leonardo è stato catturato. Te no, tu ti chiami fuori, maledetto bastardo. Andiamo con Donatello, dai. Sì, dove vado? Allora. Mamma mia, guardate quanto rallenta. Super matto. Via, 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 via. Ecco fatto. Maledetti bastardi. Qua sopra, se non ricordo male, ci dovrebbe essere un boss. No, non questo, naturalmente. Cioè, vaffanculo. Intanto, se riuscissi a salvare Avril... cazzo che corre. Oh. Matto, non far matto, non far matto. Ecco, maledetto bastardo, e dai così, attenzione, sono riuscito a salvare la gentil donzella. Ma tra l'altro che cliché è? Ogni volta sempre le donne vengono rapite, tocca salvare la principessa. Va, va. Sì, 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 sì. Tu l'unico supporto che puoi dare è sotto la scrivania, un bel supporto de... Vabbè, lasciamo stava perché sono un signore. Ok, e qua comincia il delirio praticamente, perché fino adesso il gioco è stata una il gioco è stata una passeggiata. Sì, se magari sali ci fai un favore a tutte e due. Morirò in 3, 2, 1. 3, 2, 1. Guardate la lentezza. E voilà! Dai, Raffaello! Mamma mia, che liscio! Allora. Ok. E fino a qua! Mamma mia! Mamma mia, super reattivo! Ecco fatto. Se magari sto zitto invece di incazzate. Dai, dai, un altro. Oh, cosa fate? Vaffanculo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Maledette. Che cosa sono? Api? Sono api geneticamente... Sì, magari lo dico in italiano. Sono api geneticamente modificate. Cioè, mi scappa fuori un mini boss così? Non sartà, non sartà. E dai che t'ho preso così, t'ho preso. Saliamo, chi abbiamo qui? Trancio di pizza, attenzione! Un trancio di pizza che... Ma questo è proprio tutto lo scatolone della pizza, proprio... Tutto il contenitore, altro che solo il trancio. Fanculo. Andiamo avanti, tutta sta roba mezza meccanica, mezza robotica. Oh! Oh, ma tu stai a far matto però, oh! Oh, ho capito, che sei? De goccio. Oh. E io che questo qui non me lo... Dai, va su. Fanculo, te fa contro di lui. Iii, grande così. Allora, sì, 800 ore. Questo è il boss finale, eh? Riuscì a salire là sopra? Ok. Oh. Subito così a sfregio? Vieni contro? Ma dove? Ma non vedi che so coatto? Ecco, pure loro non scherzano. Oh! No, per quanto? No, pochissimo. Oh, te? Con sta motosega?
che abbiamo qua? Sta roba. Ci vostra Duarte, ma dove toccavo? Oh, però un po' fa così. E sta farmato, però. Dai, su. E che cazzo. Oh, te ne danna. Cioè, non è che è difficile da capire, eh. Vabbè, sei un fio proprio della. Basta, l'ho seccati tutti. Basta. No, devo ricominciare. Cazzo. Michelangelo, vai. Voilà. Cominciamo benissimo. Sì, te sei un figlio della mignotta, fatto di proprio. Cioè, vabbè, vabbè. Passate pure attraverso i cosi. No, no, ma va bene, è tutto molto. No, 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 no. Ma si può fare, si può fare tutto, si può fare tutto. Siete più coatti, siete. Vai, 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 vai. Ma che fa? Mi lascia la motosega, te. Sta un po' buono. Ma dove vai? Ma dove va? Cioè tu così super matto come vieni? Ah, qua sopra c'era il super trancio di pizza, se non ricordo male. Super esperto. No, non mi dici perché quello non l'hai ammazzato. Ci tua. Ok, full. Mi togli sto cazzo di boomerang cortesemente, che è un dito spiantato in quel posto? Mazza, però togli un botto, eh. Attenzione. Sì, però devo andare di qua io. Ah, mo qua c'è un'altra volta. Ah, ma Gesù mio! Ma com'è possibile giocare così? Niente, giustamente questo. Sì. Mi sono un po' appagallito, sono rimasto là, aspetta chissà che cosa. Due tacche. Vediamo se riusciamo a portarla a casa. Qua è il risultato. Vai via, vai via. Ma io lascio. Ma sai che cazzo mi frega. Ma io lascio come se ci fosse un domani. Che cosa so? Piano, 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 Fabri, piano. Sta a far venire l'ansia, eh. Te la sta a far venire e sta a far venire pure a me. Una bella attacco di panico. No. Andiamo avanti. Andiamo nella scoperta il nostro. Oh. Oh, ma ha dovuto. Immortacci sua. No, vabbè, no. Ci vostra. Ma qua, ma si può giocare così, santo Dio? Ma si può giocare così? Sì, ma gli ho un messaggio pure. Ci vostra. No, vabbè, ma così non è possibile, però, raga. Cioè, ma qua siamo a fanculo. E questa è le tartarughe ninja, no? Un bel gioco di merda. Continuiamo, continuiamo. Certo che continuiamo. Boss o i mostri che ci sono, ma riuscì ad andare dall'altra parte. Tu guarda la Madonna. Ah, Cristo santo. E che cazzo. Ma dove vai? Ma sei super regalato sei, ma dove vai? Ma mi butto di sotto? Guarda, ho fatto la cazzata, eh. Ah, oddio mio. Questa è la parte dell'acqua, la parte odiosa, una delle parti più odiose. Non mi ricordavo. Ok, lavo, no, rompi e vai giù. No, non si può fare. Andiamo per la foresta. Donatello, varra. No, non si può fare. Ci gettiamo in mare. Abbiamo capito. Abbiamo capito il cazzo, abbiamo capito. Io pensavo che fossero. Vabbè, qua, ma manca di one shot one kill però, eh. Cioè, nel senso, fa ma a giocare. Vai, 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 vai. Ok, qua dobbiamo andare in alto. Altrimenti c'è se. Attenzione. Dai. Oh, sta lassù. Ho capito. Eh sì, non lo so. Dammi pure uno schiaffo. Dai. Ok.
Basta, basta. Levete. Oh, e va. Sicuramente devo andarla giù. Sì, vabbè. Vabbè. Cioè, da bambino uno doveva giocare a sto gioco? Io mi ricordo c'è... Se mi fa continuare, continuo. Ci provo. No. Passo dal nulla. E olè! E che cazzo? E mo quest'altro pezzo che è andito al culo. Come dicono fra... Cioè, così come i matti? Dai, su. Su. Su così, su così. Dai. Come cazzo faccio a riconoscere qual è? Non si sa. Io vado su. Oh! Tacci tua, ma che mi stava a tirare? Oh. Piano. Che questi te spaccano. 8 volte ho premuto, cazzo! Non una, 8. Oh! Devo spaccar tasto, santo dio! Culo, vado qua. Piano. Sci tua e de quando rifiati. Au. Voglio andare giù, guarda un po'. Mi sembra dove fai cazzi mia sto giro. Ah no, fatto bene invece. Sci tua. Ok, pure questo ho disabilitato. Capirei. Attenzione, non mi ha toccato! La fascia del cazzo, aggiungo io. Esci tua. Mo su. Capirei. Ma... Ma lo fa tutto il giro, regà. Ma così è una tragedia, però. Ma no, in teoria no, oh, attenzione. Aspetta, perché in teoria ho tutti... Manco mi ricordo dove cazzo stanno queste scariche. In teoria ho disabilitati, però, eh. In teoria. A posto. 900 anni. Buono, buono, buono. Meno buono, meno buono, però sempre buono. Vaffanculo. Vaffanculo. Porco. Porco due. Porco. Dai, e canna. Sci tua. E sei l'ultimo, te? La fascia del cazzo è l'ultimo. Oh! Papà! Calmo! Ma, cioè, ma che problema c'è? È un gioco bellissimo! È un gioco stupendo, non ha bug! Non rallenta per niente, i comandi sono fluidi e intuitivi! E reattivi soprattutto. Ma stiamo scherzando? Avercene giochi così. Ecco. Va va va. Otto va. Sci tua e de quando li fiati. Allora. E qua c'ho. Allora a sto punto. Ma guarda te la Madonna addolorata. La non ha fatto. Ma qua ha fatto. F***a. F***a.
Ma che gioco di merda può essere questo? L'eternità dura. Guarda, guarda, Questo era il videogioco delle tartarughe ninja. Come vedete, un gioco di merda. Non mi fa nemmeno continuare. E viva Dio, perché altrimenti spaccavo la tastiera in due. Che dire? A differenza degli altri, non ci giocate. No, scherzi a parte. Se volete, giocateci. Ma vi avviso che è un gioco fatto con i piedi. Pieno di bug, controlli di merda. Per niente intuitivo. Difficilissimo. Viva Retro Gaming, ma vaffanculo Tartarughe Ninja.